Ciao a tutti ragazzi, io sono Phantom e bentornati sul mio canale, bentornati sulla serie di mod di Fallout 4 su PlayStation 4. Oggi siamo qui con una mod prebellica, come potete vedere. Come potete vedere di fronte a noi abbiamo la casa del protagonista, però in versione prebellica. Ok, iniziamo subito con il nome di questa mod che non mi ricordo, però adesso ve lo dirò subito, sempre se questo gioco carica, visto che i caricamenti su console non sono lenti di più. Ok, si chiama Ghost Wolf Pre-War Player Home. La potete trovare nella sezione mod più recenti popolari di oggi. Comunque, questa mod è semplicissima ragazzi, semplicemente rimpiazzerà la casa tutta dirocata a Sanctuary del personaggio, non so più parlare come ogni mio video, e aggiungerà questa casa prebellica. Premessa: sembra quella iniziale del gioco, ma non lo è, cioè la struttura è quella, però gli interni non sono gli stessi. Tuttavia apprezzo che il creatore della mod abbia rispettato fedelmente appunto la casa originaria. Tra l'altro qua c'è una macchia di sangue, non so perché. Vedete, questo è quello di cui vi parlavo. Nella casa originale del prologo, qua ci stava una TV e vari elettrodomestici, altre cose che adesso non ricordo. Comunque molto fedele alla versione originale della casa, comunque molto molto carina. Come potete vedere qua ad esempio abbiamo un frigo con il calendario della volta, che è davvero molto carino. Abbiamo anche la lista della spesa e varie annotazioni, davvero molto bella, molto dettagliata. Poi qua abbiamo la nostra auto. Adesso vi faccio vedere un po' la casa, sempre se Dogmeat si leva. Qua sulla sinistra abbiamo il bagno, davvero molto molto bello, cioè è una cosa che io adoro costruire su Fallout 4, e mi dispiaceva che in ogni fottuto appartamento che facevo o casa che facevo non potevo fare un bagno decente. Poi qua abbiamo la stanza dove in teoria ci stava la lavatrice con la scatola di Mr. Andy, che non c'è la scatola di Mr. Andy, ma sono dettagli evidentemente, non poteva metterla. Comunque, come potete vedere, è tutto davvero molto molto figo. Questa sarebbe la stanza da letto di Sean, me la ricordavo un po' più grande. Tra l'altro qua sopra c'era il libro 6 special, ma io l'ho preso per sbaglio. Dogmeat, levati dei coglioni. Qua ci sta l'armadio. Guarda sto cazzo di cane. Qua ci sta questa stanza, che a mio parere è la migliore, dove possiamo vedere la nostra fantastica Sanctuary tutta dirocata. E qua ci sta sempre un'altra stanza, un altro armadio, scusate. Tra l'altro possiamo aggiungerci quello che vogliamo, ad esempio, non lo so, vogliamo un mobile, ci mettiamo un letto dove vogliamo. Cioè davvero, davvero molto figo. In questo caso non riesco a piazzarlo, ecco qua. Piazzato un po' alla cazzo, ma sono dettagli. Comunque ragazzi, il video termina qua, era tanto per farvi vedere la mod di questa casa prebellica, che secondo me non è indispensabile, però aggiunge quel tocco in più, diciamo, al gioco, perché se la copiate con la mod Simple Green, che tra l'altro mi si è buggata ragazzi, perché non c'è più il verde che ci stava nel video che ho fatto. Ad esempio gli alberi adesso sono tutti morti, ma mi sembra di aver letto che è un bug che ci sta nella mod proprio, quindi non è colpa mia. Stavo dicendo, aggiunge quel tocco in più il gioco, accoppiato con la mod Simple Green, rende davvero Sanctuary davvero carino. Quindi ragazzi, spero che questo mini video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale per restare aggiornati su questi video di merda sulle mod. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.